Buonasera e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con lo speciale Televallo. Come abbiamo già preannunciato da qualche giorno, Televallo ospita stasera un confronto diretto tra l'attuale primo cittadino ed alcuni rappresentanti della stampa mazzarese. Una stampa mazzarese che ha sempre svolto e continuerà a svolgere anche nei prossimi anni un ruolo davvero importante e fondamentale per la città di Mazara del Vallo. Una stampa mazzarese che in qualche occasione, fortunatamente non sempre, viene un po' bistrattata, tirata un po' per la giacchetta e anche un po' criticata. Da parte mia stasera, in veste di moderatore, soltanto una raccomandazione. Domande brevi, risposte brevi e soprattutto inerenti al tema oggetto della singola domanda. Ed allora andiamo subito a presentare i nostri ospiti. Al centro dello studio il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci. Ben arrivato, sindaco. E poi tre giornalisti, soprattutto impegnati in passato, lo sono attualmente, lo saranno in futuro, su quelle che sono alcune tematiche particolari. Vicino a me, Roberto Marrone. Buonasera, ciao, buonasera, Roberto, grazie. Benvenuto. Grazie. Accanto poi al sindaco della parte Francesco Mezzapelle. Buonasera. Grazie a tutti. Francesco. E chiudiamo con Pasqualino Mattaroccia. Buonasera. Grazie Mattaroccia. Direi di cominciare immediatamente, rompiamo un po' il ghiaccio con la prima domanda di Pasqualino Mattaroccia, prego. Sindaco, allora, la prima domanda sarà prettamente politica. Cinque anni fa nasceva il progetto di partecipazione politica che ha visto la sua candidatura ed elezione a primo cittadino della città di Mazara del Vallo. In questi anni l'abbiamo vista fare delle scelte politiche e amministrative ben precise, con cambi in giunta, con ingressi di partiti, fuoriuscita degli stessi, nuovi ingressi. La domanda però è ben specifica: cosa è rimasto di quell'idea partecipativa che ha fatto sì che si costituisse tutto quel gruppo di amici, simpatizzanti ed elettori attorno a quel progetto? Intanto sono rimaste tutte le cose che abbiamo messo in campo, cioè le politiche partecipative, a cominciare dal Comitato dei Quartieri. Oggi abbiamo cittadini che si interessano e si prendono cura del proprio quartiere, della propria piccola comunità. Poi la gestione dei beni condivisi. E poi c'è il gruppo di partecipazione politica, oggi più vivo e numeroso e forte che mai, che è la lista del sindaco. Il progetto è cambiato, oggi è un progetto con movimenti civici aperto anche ai partiti. Ma io l'ho sempre detto, noi siamo qui per amministrare la città e siamo disponibili ad accogliere tutti coloro che vogliono condividere il nostro programma elettorale e il nostro progetto. E poi ho detto anche un'altra cosa che raramente sento dire agli amministratori o ai politici: verificate dal nostro programma elettorale quello che siamo riusciti a combinare, quello che abbiamo messo in campo, quello che abbiamo fatto, quello che stiamo facendo. Soddisfatto della risposta? La risposta politica, un politichese direi, giustamente da parte del primo cittadino, dice che la partecipazione politica è viva. E quanto è stata resa partecipe delle scelte poste in essere dall'amministrazione? Ogni scelta è stata condivisa, ovviamente con la coalizione che mi ha accompagnato. Non c'è stata una sola scelta che io abbia assunto da solo. Oggi del gruppo di dirigenti di partecipazione politica che ci ha accompagnato, devo dire che la quasi totalità è ancora con me. Francesco Mezzapelle, tocca a te. Sì, io chiederei al sindaco, parlerei delle ultime vicende che vedono appunto l'entrata in giunta di Fratelli d'Italia, che aveva prima annunciato appunto il sostegno e poi l'avvio di un'interlocuzione. Ecco, questo progetto nuovo politico che va ovviamente ad approssimarsi con le amministrative, e come può coesistere quando all'interno ci sono elementi rappresentanti per esempio di Italia Viva dentro la giunta, ma anche lo stesso lei sindaco è aderente ad Azione Politica, anzi lei è responsabile pesca di azione partito di Calenda. Ecco, su quali basi si poggia questo progetto amministrativo? Ne avete discusso anche ai vertici, nei vertici insomma nazionali, regionali? Ecco, perché poi ovviamente al di là di un si apre anche una questione di etica politica, ecco, se vogliamo metterla così. Guarda, non c'è nulla di strano in questo. Io ti posso portare un esempio: Palermo, la città più importante della Sicilia,
è amministrata da una giunta di centrodestra e dentro questa maggioranza consigliare ci sono i consiglieri comunali di Azione. Questo che, perché? Perché la legge elettorale per l'elezione diretta del sindaco sopra i, per i paesi, città sopra i 15.000 abitanti, prevede che si formino delle coalizioni, coalizioni che sono destinate ad amministrare la città e che hanno una visione condivisa. Per cui l'ingresso di un gruppo dirigente giovane, come quello di Fratelli d'Italia, che vuol condividere con noi questo percorso, che è un percorso intanto di rinnovamento generazionale di classe dirigente, ma non legato al semplice elemento dell'età, ma proprio di nuovi dirigenti che si vogliono impegnare e che hanno una visione nuova e moderna, innovativa della Mazzara che deve arrivare, ecco che questo ingresso è un ingresso dal nostro punto di vista che sarà molto positivo. Il partito che è di maggioranza relativa oggi nel nostro paese saprà dare un contributo non solo amministrativo ma sicuramente politico importante e notevole. Come è stata vissuta, scusatemi se però sembra cadere a pannello, come è stata vissuta questa apertura e questo ingresso in giunta di Fratelli d'Italia da chi l'ha sostenuta e la sostiene per anni e che sappiamo non essere molto vicina a quelle che sono le ideologie che caratterizzano nel partito di maggioranza relativa nazionale quale Fratelli d'Italia? Stiamo parlando di un partito di centrodestra adesso, anche se le sue radici sono più a destra, io mi riferisco a soggetti che ovviamente sono con lei e lo sono stati, che hanno simpatie di ovviamente visione completamente opposta. Guarda, è una domanda interessante. Io ti dico che abbiamo condiviso questa scelta proprio sulla scorta di quello che ho detto poco fa. Quindi c'è stata una condivisione totale da parte del gruppo, dei gruppi dirigenti, dei movimenti civici che mi sostengono. E noi siamo consapevoli che abbiamo dentro sensibilità diverse, ma queste potranno tranquillamente coesistere. Su un elemento fondamentale, la responsabilità. Noi siamo chiamati ad una responsabilità, che è quella di governare la nostra città, di costruire un futuro per questa nostra città. E allora ciascuno è chiaro che manterrà le proprie sensibilità, ma ci troveremo attorno a questo progetto condiviso che ha due elementi principali. Il programma, ovviamente, che vede una Mazzara nuova, moderna, attrattiva, e poi soprattutto la costruzione di una classe dirigente che negli anni a venire dovrà prendere in mano questa città con una consapevolezza davvero politica. Franco, se mi permetti, sì, stavo completando il ragionamento. No. Sindaco, cronologicamente abbiamo visto che il 28 gennaio c'è stata l'apertura, anzi l'annuncio del sostegno per l'avvio di un progetto civico, un progetto diciamo amministrativo da parte di Fratelli d'Italia. E c'è stata la sua apertura e poi il 31 gennaio la nomina direttamente dell'assessore. E dal primo comunicato di Fratelli d'Italia si parlava di che in una prima fase non ci sarebbe stata la condivisione del progetto amministrativo, ma c'è stata un'accelerazione negli ultimi giorni. C'era probabilmente qualcosa che già ancora prima dell'annuncio di Fratelli d'Italia, insomma, c'era un'interlocuzione già avviata? Sono stato io che ho richiesto la presenza in giunta di un rappresentante, e chi meglio se non il rappresentante cittadino, il dirigente numero uno cittadino di questo partito. L'ho chiesto con determinazione perché la campagna elettorale si approssima, perché presto andremo a votare, andremo a definire il nuovo programma, e allora una condivisione già adesso in essere, grazie anche alla presenza del neo assessore Francesco Sant'Angelo, è una condivisione che rende più coesa la squadra. Oggi il nostro progetto politico presenta degli elementi che io vedo soltanto da questa parte, ma magari, per carità, lascerò a voi le valutazioni, cioè un leader e un candidato, un progetto condiviso e una squadra unita, forte e coesa. Allora, Roberto, tocca a te adesso. Sì, Pasqualino mi ha rubato la domanda, però non fa niente. Allora, questo denota che non abbiamo programmato assolutamente nulla. Presumo ne avrai altre. Assolutamente. Restando sull'ambito politico e poi magari anche con i colleghi ci sposteremo, sempre restando sulle amministrative, su qualche altra cosa, la voglio pungere su qualcosa. Un qualcosa che anche chi è in opposizione a lei, anche insomma qualche altra squadra politica
ne fa un vanto, più che altro anche un punto di leva nei suoi confronti, cioè quello che lei in questi 5 anni ha avuto un po' di inesperienza politica, che si è, qualcuno la dico proprio schietta, come me la dicono la riferisco, si è girato tutto l'arco costituzionale, ha avuto interlocuzioni con Forza Italia, adesso con Fratelli d'Italia, insomma ha avuto diverse interlocuzioni politiche, tutte però un po' così, che non sono mai arrivate ad una scelta ben definita, a parte poi Azione, però che invece per lei continua ad essere una scelta. Come risponde a queste critiche e ad un'altra domanda che collego, tutti coloro i quali anche ho intervistato io in questi mesi, in questi giorni, anche lei compreso, mi hanno sempre detto che sono più importanti i programmi e non la politica. Come collimano però queste cose? Allora, comincio dalla fine. Da Roma a salire, chi amministra di città è definito amministratore. Da Roma in giù noi li chiamiamo politici. Io mi ritengo un amministratore, sono chiamato qui per sistemare questa città, per costruire un futuro, per dare una prospettiva diversa ai cittadini e ai giovani e condividere insieme questo progetto, prima ancora che un programma, con tutti coloro che lo vogliono sostenere. Andiamo alla prima domanda. Queste critiche mi sembrano un po' strumentali. Io nasco come politico nel 2019, mai fatto politica prima, per cui è un dato di fatto che non avevo esperienza prima. Come si fa a dire cos'è un esperto? È uno che fa una cosa per tanto tempo, no? Ma mi sembra che siamo arrivati bene alla fine. Nasco come civico ed entro in un partito che è Azione, che è il mio partito, e che a Mazara è nato da poco, no? Che tra l'altro nemmeno si presenterà con una lista di partito, ma all'interno di movimenti civici. E questa è una mia scelta personale, una mia adesione. Tutto qua. Non ho girato partiti, non ho fatto niente. Semmai sono stato coerente con quello che ho sempre detto dal primo giorno di insediamento. Cioè, tutti coloro che vorranno condividere questo progetto e darci una mano positiva, propositiva a realizzarlo, sono i benvenuti. Vedi, per esempio, quando il neo assessore alla pesca, Toni Scilla, rappresentante di Forza Italia, è stato chiamato da me a dare un contributo in giunta proprio perché per affrontare insieme con il responsabile della regione Sicilia per la pesca e il sindaco di Mazara del Vallo tutti i temi di un comparto che è strategico per la nostra città e che è da mettere in campo. Questo la dice lunga sul fatto che noi non abbiamo preclusioni, non ragioniamo per ghettizzazioni, per avere avversari e nemici, ma al centro, finisco, mettiamo le questioni di Mazara. La mia domanda era preparata anche a questo, scusate se faccio un'altra domanda. La situazione per esempio con l'onorevole Toni Scilla, che oggi vorrebbe andare da tutt'altra parte rispetto all'amministrazione Quinci, con chiaramente il suo gruppo di persone, con il suo partito, cosa è accaduto con l'onorevole Scilla, che vi ha tanto amore quanto odio, mi perdoni ovviamente la battuta che non è realistica, intanto, ma cosa è successo? Intanto non c'è odio assolutamente, infatti, c'è un rispetto personale che è dovuto alla frequentazione che abbiamo avuto e quando le persone si incontrano mantengono questo tenore, questa dignità, no? Detto questo, cosa è successo allora? È successo che io ho rimmaginato un rimpasto di giunta e questo non è stato condiviso da Forza Italia, tutto qui, ma non è il tema nemmeno l'assessore del momento. Dal mio punto di vista, che ripeto, sono chiamato ad amministrare questa città, ho nominato credo 11 assessori sui 7 di una giunta, quindi è tutto nella ordinarietà delle cose. Io ricordo, no, che ci sono esempi in altre città dove i rimpasti, non dico sono all'ordine del giorno, ma possono tranquillamente avvenire. Ma questo perché, ho sempre detto, ciascun assessore deve realizzare degli obiettivi e dei programmi. Magari nella lunga storia di partecipazione alla guida e al governo della città arriva un momento in cui la propria energia, i propri compiti si esauriscono e allora è meglio immettere energie nuove. E tutto qua, è questo quello che è successo. Non ci sono altre criticità. Noi non abbiamo preclusioni o contrapposizioni legati a motivi personali. Al centro c'è un progetto amministrativo e oggi politico sulla città e questo è il centro di tutti. Io dico sempre, guardate, io non servo antipatie o simpatie
per i miei competitori e avversari politici. Tutti quanti siamo qui con un obiettivo: partecipare alle elezioni, prenderci cura di Mazara. Lo dobbiamo fare con il rispetto massimo. Da parte mia, intanto, alcune brevi annotazioni. Non l'ho fatto all'inizio, ma ricordo, se mai fosse necessario, che l'attuale sindaco Salvatore Quinci è il candidato per la sua rielezione. Chiedo scusa se non l'ho ricordato all'inizio. Un'altra annotazione: al massimo domani pomeriggio, giovedì, sapremo se le elezioni amministrative a Mazara si svolgeranno il 14 e 15 aprile oppure se verranno incorporate alle europee nel prossimo mese di giugno. Infine, ultima brevissima annotazione: che questo format, che lei mi ha detto poco fa, le piace tanto, ideato da Travallo, verrà ovviamente riproposto con l'altro candidato, l'onorevole Nicola Cristaldi, verrà riproposto con gli altri candidati. Con gli altri candidati, li sto ricordando uno ad uno. Cristaldi, poi Giovan Battista Quinci, se per caso dovesse decidere di correre da solo con l'UDC, ed anche con Vita Ippolito, se a un certo punto dovesse sciogliere la propria riserva e quindi anche questa candidata. Ricominciamo da Pasqualino. Dai nomi che hai fatto, Franco, si delinea comunque, vuoi o non vuoi, gioco a forza, un prossimo sindaco della città a tinte di centrodestra, perché materialmente stiamo parlando di quattro figure che o personalmente o per coalizione comunque sono fortemente legate al centrodestra. Materialmente sì, con l'attuale sindaco ci sarà Fratelli d'Italia, hai fatto il nome di Vita Ippolito, che dovrebbe essere comunque della coalizione di centro-centrodestra con Forza Italia. L'onorevole Cristaldi, tutto si può dire tranne che non sia un uomo di destra, la sua storia lo racconta. Giovanni Quinci è quella Democrazia Cristiana, sì, che comunque guarda il centrodestra, quindi sicuramente la città di Mazara del Vallo avrà una connotazione ben particolare. Aspetteremo, vedremo, ci sarà qualcosa. Secondo me ci sarà un candidato di... vedremo, siamo sì, qua, sì. Io mi sono limitato ai nomi che aveva fatto Franco. Io voglio riprendere un po'. Ci sarebbe un quinto candidato, ma al momento lasciamolo dormire. Lasciamolo dormiente. Volevo riallacciarmi proprio a un passaggio che aveva fatto il primo cittadino, dicendo che comunque i programmi, la politica ovviamente, era un programma aperto, questa sua disponibilità, non ci sono state delle problematiche personali. In questi 5 anni però di attacchi personali da una parte all'altra, con botte e risposte... Diciamo soltanto da una parte, se posso permettermi, no? Io ne ho viste, comunque ci sono state ovviamente... La sensazione, sindaco, sto parlando di una sensazione mia personale ovviamente, e vorrei condividerla con voi e con lei, è che poi si cerca di celare col termine politica anche quando si è andato ben oltre da aspetti che politici non sono. Come si possono superare poi determinate questioni? E quella è un qualcosa che mi ronza nel cervello, dico: ma è politica? No, io penso che la politica sia ben altra cosa. La politica è quello che ha detto lei. La politica è avere un'idea e condividerla cercando di programmare insieme quello che può essere. Ma se ci sono degli attacchi personali, non posso poi nasconderli, ma è politica, ci sta. Secondo me non ci sta. Io condivido questo pensiero, infatti tanti dei competitori, non li chiamo mai avversari o nemici, hanno messo in campo esattamente questi meccanismi che non hanno trovato risposta analoga da parte nostra. Noi abbiamo sempre lavorato per il bene di Mazara, per il nostro progetto e per il nostro programma. C'è stato un momento, per esempio, che in consiglio comunale il gioco era attaccare personalmente il sindaco. Guarda, mai una volta, una sola volta, ho visto emendamenti al bilancio, che è lo strumento principale, il bilancio di previsione, con il quale si realizzano gli interventi in città. Soltanto voti favorevoli o voti contrari. Mai ho visto proposte, che non sono mozioni, ma proposte vere e proprie, su progetti da discutere, da approvare. Mai ho visto, per esempio, il comune sta facendo questa cosa, modifichiamola, piuttosto che... Gli attacchi erano tutti per le cose che non funzionano, che ce ne sono sempre, ci saranno sempre, ci sono sempre state, e per il sindaco, perché ha fatto una scelta politica piuttosto che un'altra, eccetera. Ma io ripeto, il Consiglio Comunale, l'amministrazione, è qui per amministrare la città. Non è che noi siamo chiamati a promulgare leggi, a legificare, non mica siamo in Parlamento o alla Regione o all'AS, no? Siamo qui per amministrare la città. Sui temi personali ti ribadisco che dal mio punto di vista le varie scissioni che ci sono state perché a volte
si è messo al centro la propria ambizione personale, che è legittima, perché senza ambizione non si cambia il mondo, non si realizza niente, è sempre legittima, ma va convogliata all'interno di un gruppo che ha un progetto politico. Quando questa unione non si è potuta realizzare, ecco che magari qualcuno ha pensato di lasciarci e di andare via. Ma anche questa, attenzione, non è da demonizzare, sono scelte che magari hanno motivazioni, argomentazioni. Proprio per questo io ti dico che noi siamo qui per amministrare la città, non siamo qui perché abbiamo una carriera da fare, ci abbiamo tutti un lavoro, siamo sistemati, per cui le questioni politiche davvero non trovano, le questioni personali che ci possono essere, non trovano spazio all'interno di quello che è un percorso amministrativo per la città, anche quando in passato magari sono volate parole dure e impegnative. Vale anche, mi collego scusate un attimo a Pasqualino, vale anche per esempio per la mozione di sfiducia, qualcuno le critica il fatto di aver messo dentro alcuni assessori che invece erano firmatari della mozione di sfiducia. E quella è stato quella della mozione di sfiducia, no? È stato un atto politico, ripeto, da parte di un consiglio comunale che invece di assumersi la responsabilità di governarla questa città, anche dall'opposizione, perché un'opposizione che diceva di avere la maggioranza in consiglio comunale avrebbe modificato i bilanci, destinato soldi e risorse per realizzare degli interventi, avendone la maggioranza, avrebbe sistemato un po' di progetti che magari non condividevano, no? E invece nulla di tutto questo, nulla di tutto questo è stato fatto. Io posso dire a fine mandato che tutte le cose che noi abbiamo pensato e progettato, pur avendo la minoranza in consiglio comunale, come succede in tanti altri comuni, ne posso citare un paio, Favignana, Marsala, eccetera, tutto quello che noi abbiamo immaginato e pensato lo abbiamo realizzato ed è passato tutto in consiglio comunale. Questo la dice lunga sull'interesse vero ad amministrare la città piuttosto che a portare avanti altri discorsi che, come diceva bene Pasqualino Mattaroccia, sono celati sotto la parola politica. Invece noi siamo qui per governarla questa città. Sì, converrà con me, c'è un po' di affollamento sulla via di Damasco, ah, tutti fulminati rimangono, sindaco. È chiaro, vuole salire, è chiaro che poi si mettono in campo le strategie. Ma no? Ci mancherebbe. Questo fa parte del gioco, la politica ha una sua dialettica, no? Anche se io sono arrivato solo nel 2019, diciamo che ho fatto un corso accelerato. E oggi ci siamo presenti, siamo forti, siamo si allineati. E faremo una bella battaglia elettorale con altri avversari e ci giochiamo questa partita per Mazzara. Sindaco, colgo l'assist del collega Marrone in merito alla mozione, la fantomatica mozione di sfiducia. La chiamo fantomatica perché non è un caso. Perché a mio parere questa mozione di sfiducia sarebbe arrivata sì in consiglio, ma quel giorno, secondo me, chissà, qualche malattia, qualcosa, qualcuno non l'avrebbe. Ecco, forse serviva maggiore coraggio politico da parte sua, e piuttosto che ricorrere a convincere due firmatari di entrare in giunta, di andare e presentarsi in consiglio comunale di fronte alla città. Perché, come dice lei, di progetti e di opere in cantiere ce ne sono stati e ce ne sono. Quindi, ecco, poi vedere chi effettivamente aveva il coraggio di firmare quella mozione di sfiducia, e nel caso, insomma, la città, a mio parere, avrebbe anche potuto premiarla, visto che, insomma, di cose in cantiere, di opere e di progettualità ce n'è. Io non sono in grado di prevedere un'ipotesi di futuro quando questa non si realizza, no? È sempre un'idea e non verificabile su fatti che non si sono verificati. Noi non sappiamo come sarebbe andata. Quello che a me premeva era soprattutto non perdere i tanti finanziamenti del PNRR, dei tanti progetti che avevamo in campo e che adesso si stanno tutti realizzando, no? I due assessori che entrano in giunta, così non giro intorno alle domande, erano assessori che hanno raccolto voti per far eleggere il sindaco Quinci, che sono entrati con me in maggioranza. E io, e se dobbiamo parlare poi di scelte politiche più che amministrative, attribuisco
alla eterogeneità del gruppo Siamo Mazara, tutto quello che è successo in questi anni, perché questo gruppo ha avuto almeno 3 assessori per un gruppo di 4 consiglieri, 3 su 11 nel tempo, eppure si sono sempre spaccati, divisi, perché non sono riusciti a mantenere un, come dire, un percorso omogeneo. E questa è la radice di quello che è successo con questo gruppo. Detto questo, per carità, non voglio essere critico, perché no, poi noi sappiamo bene che in tutti i consigli comunali dove ci sono le liste civiche c'è sempre qualche defezione, perché adesso manca la politica, mancano i partiti, perché se qualcuno è in un partito segue la disciplina di partito, gli indirizzi perché ci crede, oppure se ne va. Abbiamo esempi di consiglieri comunali che ne so, nel giro di 5 anni hanno cambiato 5 partiti, gruppi civici, politici, eccetera, eccetera, che poi fra l'altro sono quelli che mi hanno sempre opposto in maniera più forte e radicale. Francesco, a posto? Sì, sì. Allora, vediamo. Pasqualino, un'altra domanda o un qualche rilievo a quanto sinora è stato detto? No, volevo chiedere al primo cittadino, scendiamo anche in argomentazioni che possono interessare di più chi ci sta seguendo da casa. Poco fa il sindaco parlava dei comitati di quartiere che si sono formati e che vedono ovviamente i cittadini più attivi e partecipativi alla vita, sì, della Respubblica. E non soltanto i comitati di quartiere, in questi 5 anni, ma forse soprattutto nell'ultimo periodo, è stato anche un proliferare di comitati. Ricordo i 2 o 3 comitati pro Quarara quando il ponte, sì, era chiuso, ricordo il comitato pro acqua potabile che quotidianamente pubblica una domanda, e non ultimo, e lì voglio porre la mia domanda, il comitato pro ospedale a Belaiello di ultima costituzione. C'è un comitato, mi pare, sull'acqua in entrata. Sì, 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 pro acqua potabile, questo con la professoressa, sì, Mannone, l'avvocato Gianni Daro, questo è l'altro. Sembra che ci siano tanti comitati di quartiere come tanti comitati civici su altre questioni. Io però volevo puntare l'attenzione sul discorso sanità, sulla Belaiello, perché la sensazione che si vive in città è che negli ultimi anni ci sia stato un appiattimento della città di Mazara del Vallo, che ha un, ricordiamolo, un presidio di una DEA di primo livello e quindi dovrebbe essere implementato piuttosto che depauperato di reparti, e invece una forma di una certa condiscendenza affinché la Valle del Belice con l'ospedale di Castelvetrano possa tornare ad avere molti più reparti e possa rappresentare più un centro rispetto a quello che la Belaiello. Ora sappiamo che da quella parte, dalla parte della Valle del Belice, c'è una spinta a livello regionale maggiore con il deputato Catania, che è di quelle, sì, parti ovviamente, e con la nomina del nuovo responsabile ASP. Ma la domanda che si pongono in molti nella città, ma l'ospedale a Belaiello è e rimarrà DEA di primo livello e quindi si lotterà per implementare i reparti che mancano, per attivare la rianimazione che è fondamentale in un ospedale di primo livello? Ma guarda, io questa sensazione non la condivido. A cominciare per esempio da quando si doveva decidere dove il reparto di neonatologia, cioè dove nascono i bambini, se doveva rimanere a Mazara e a Castelvetrano, e la scelta poi è caduta su Mazara. Quindi questa ipotesi che è sempre di chiacchiera, no? Fantapolitica, per cui la politica vuole che l'ospedale di Castelvetrano vada avanti e quella di Mazara no. Io penso proprio che quando parliamo di sanità, di salute e diritti dei cittadini, la politica nulla ci deve entrare, se non nell'assumersi la responsabilità di nominare i manager e poi garantire a tutti quanti il diritto alla salute. Questa è la linea principale. Oggi abbiamo un ospedale che proprio il primo anno di insediamento è in maggioranza, ma non assoluta, perché il sindaco di Marsala e di Trapani allora si opposero, abbiamo approvato quello che era il piano di questo ospedale, dove era previsto per esempio chirurgia, nonostante come reparto di primo livello, nonostante questo non fosse ancora presente nel programma regionale. Detto questo, oggi c'è un tema generale al quale non possiamo sfuggire. In Italia mancano medici.
chiudono ospedali nella ricca Lombardia. C'è un trasferimento di medici dalla sanità pubblica a quella privata, perché scappano dai pronti soccorso, perché scappano... Per tornarci a gettone, prendendo 1.000 euro a giornata di lavoro. Il manager dell'ASP Spera mai ha consentito che i medici a gettone lavorassero nell'ASP di Trapani. Cosa dobbiamo immaginare noi per il futuro della salute dei cittadini trapanesi? O continuiamo a ragionare in maniera campanilistica, oppure, perché se mi viene l'infarto e io faccio le corna, non vado né a Mazara né a Castelvetrano, me ne vado direttamente a Sciacca. Cioè andiamo fuori dalla nostra provincia. Allora che dobbiamo fare? Dobbiamo avere presidi con reparti di alta capacità, di alta qualità, in grado di garantire gli interventi pronti e tutelare la salute di tutti i cittadini. Compreso, alla questione della mia domanda. Compreso l'ospedale di Mazara. Questo sarà quello di cui discuteremo con il nuovo manager Ferdinando Croce che si è appena insediato, chiedendo a lui di risolvere le questioni dell'ospedale di Mazara, ma anche degli altri ospedali. Se andiamo a Castelvetrano o a Marsala, troveremo i cittadini marsalesi e castelvetranesi che si lamentano del proprio ospedale perché ci sono reparti che non possono essere attivati perché mancano i medici. E hanno ragione, così come hanno ragione i cittadini mazzaresi. Benvenuto al neocomitato, perché saprà essere un attento osservatore insieme al Tribunale del Malato, che ricordo è quello che dal punto di vista istituzionale esiste da sempre, osservatore, e potrà portare proposte e suggerimento di cui noi ci faremo sempre carico. Oggi arrivano gli investimenti promessi da allora, l'angiografo e tutto il resto, e su questo... Non è un'assurdità, Sindaco, perché l'angiografo acquistato per l'ospedale a Belaiello sia stato portato all'ospedale di Castelvetrano, salvo poi riacquistarne uno. È stata una battaglia che feci io allora, per mezzo stampa. Allora noi abbiamo... No, però arriva così, sì. Termino per... Ma anche quando arriva l'angiografo nella città di Mazara del Vallo, con degli ottimi medici del reparto di cardiologia in grado di saperlo utilizzare benissimo, ma anche il reparto di emodinamica, che sappiamo essere concomitanti ovviamente per un intervento, come diceva lei, se ho un'urgenza, magari qua riescono con l'angiografo a risolvere l'urgenza, ma poi manca il reparto di emodinamica. Ora io la penso esattamente come lei, non voglio fare un discorso campanilistico in merito ai presidi ospedalieri, però ritengo che... Per città, visto un ospedale diffuso, ma in quelle città dove c'è il reparto di cardiologia deve esserci l'eccellenza e quindi tutto ciò che riguarda la cardiologia, così come nell'altra città dove c'è il reparto di ortopedia deve esserci l'eccellenza. Assolutamente. Saremmo ben lieti di spostarci per sapere di andare in un reparto dove c'è l'eccellenza. Condivido perfettamente questo pensiero, tant'è che questi sono i programmi del nuovo piano aziendale che presto sarà messo all'attenzione di tutti i sindaci. Noi non ci dobbiamo dimenticare, ora sull'angiografo, così rispondo, non evito. Noi abbiamo chiesto allora con insistenza e con forza, ci è stato spiegato che quell'angiografo non andava bene, nonostante il progetto e l'acquisto. L'angiografo non è una macchina, è una stanza che viene strutturata, con lavori di muratura, con lavori edili, eccetera. Non era adeguata all'ospedale di Mazara, tant'è che se n'è comprata un'altra. Ora la politica insiste e chiede che funzionino le cose, ma non si può sostituire ai tecnici o agli impiegati per dire cosa devono comprare, dove si devono montare. La cosa essenziale è che Mazara ha il suo angiografo adeguato a un reparto. Questo reparto, che è davvero di eccellenza, dovrà rimanere un punto fermo dell'ospedale di Mazara, lo chiederemo con forza, mentre magari altri presidi ospedalieri avranno altre specificità. Ma tutto questo, ti dico di più, va accompagnato da servizi di mobilità, perché non tutti i cittadini mazzaresi, se devono andare in un altro ospedale per curarsi, hanno l'auto. E in un territorio come il nostro, sì, dove la mobilità non è un diritto garantito, questo è quello che noi chiederemo nel nuovo piano aziendale, che per gli spostamenti ci saranno dei servizi adeguati per i cittadini, dove si risparmierà. Per garantire presidi specialistici nei vari ospedali
si dovrà investire invece per i trasferimenti delle persone e per la mobilità. Ma tutto questo, consentitemelo, è un discorso che già è datato. Il nuovo piano aziendale metterà in campo la rete non ospedaliera, la rete sanitaria prevista dagli investimenti del PNRR. Sì, va verso l'assistenza domiciliare. Assistenza domiciliare, assistenza telematica. Arriva l'infermiere a casa tua con il tablet e ti fanno gli esami in tempo reale. Sembra una cosa fantascientifica, ma questo è già il futuro, perché i soldi non solo sono stati stanziati del PNRR, sono già stati investiti. Nel nuovo piano aziendale ci sarà questo e altro. Accompagneremo questo piano con un principio fondamentale: garantire a tutti i cittadini di Mazara e della provincia di Trapani il diritto alla salute senza la necessità di dover migrare altrove per potersi curare. Roberto Marrone, ti vedo un poco serio. No, è stato trascurato. No, assolutamente. Due elementi partecipativi importanti. Adesso mi riprendo. Che lanciava anche il collega Pasqualino Mattaroccia, la partecipazione è sempre stata il suo perno fondamentale dall'inizio del suo percorso nel 2019, due temi importanti, giovani e coinvolgimento invece di tutti i cittadini. Il primo e anche il secondo, perché e come mai entrambe, la consulta dei giovani e invece i comitati di quartiere, sono stati costituiti così tardi nel processo amministrativo, visto che parliamo circa di quasi un anno fa, anche perché da una parte abbiamo la necessità che la città, cioè i cittadini, per innamorarsi, ecco, tra virgolette, di un'amministrazione piuttosto che di un sindaco, legittimamente, hanno bisogno dei servizi essenziali. Il palo della luce, la strada, può sembrare una vecchia politica, una vecchia politica, ma è giustamente, sono dei servizi essenziali, e questo lo si potrebbe fare avendo un rappresentante per quartiere. Una volta a settimana, una volta al mese il sindaco lo incontra, tizio nel quartiere Macara, che problemi ci sono? E io li risolvo. Quindi questo è il primo strumento, che dovrebbe essere a parer mio uno strumento fondamentale e di primaria importanza, ed è stato fatto invece quasi alla fine del suo mandato. Stessa cosa vale per quanto riguarda i giovani, anche lì nel vostro programma elettorale un perno, si può dire, del programma amministrativo, anche questo realizzato alla fine del programma amministrativo, ma soprattutto cosa è stato fatto per i giovani? Ma guarda, la domanda è come quella che mi rivolgevano tanti cittadini: il sindaco è arrivato da un anno, cosa ha fatto? Ci vuole tempo per realizzare le cose, ci vuole tempo, tant'è che è un'opinione diffusa tra tutti quanti che un sindaco ha bisogno di 10 anni per lasciare il proprio segno e cambiare la propria città, perché 5 anni non bastano, hai appena il tempo di immaginare le cose che si realizzeranno solo alla fine. Ti faccio un esempio: una qualunque opera che tu devi realizzare, ovviamente con fondi di terzi, cioè con finanziamenti, perché il Comune di Mazara dal punto di vista finanziario è a terra come tutti i comuni d'Italia, tranne quelli ricchi del nord produttivo, dove il reddito medio pro capite è molto più alto. Quando, se tu immagini un'opera, la fai progettare, la devi portare a finanziamento, poi fai la gara, si realizza, passano 3-4 anni. Noi abbiamo avuto nel 2020 l'esplosione del problema dei nitrati al quartiere Trasmazzaro, dopo 17 anni in cui nessuno se n'era occupati, si è occupato e si sapeva che saremmo finiti così, subito ci siamo attivati. Il denitrificatore sta arrivando adesso, autorizzazioni, progetti, eccetera. Per i comitati di quartiere abbiamo realizzato il regolamento, così come per la denitrificatore. Questo può sì, prego, poi magari... Abbiamo costruito il regolamento, cioè ci hanno lavorato le commissioni, il consiglio comunale e poi portato in consiglio comunale per l'approvazione, e poi si è fatta l'elezione dei comitati con una piattaforma online, l'ha realizzato l'assessore alla partecipazione Gianfranco Casale. È normale che ci vuole tempo per fare le cose. Una città che dal mio punto di vista è stata immobile per troppo tempo, si riattiva con calma, piano piano. A tutti quelli che mi dicono c'è ancora questo da fare, io rispondo è vero, perché tutte cose non si possono fare in 5 anni.
ne potrà realizzare alcune, i sindaci di prima ne hanno realizzate altre, i sindaci del futuro ne realizzeranno altre ancora, è normale tutto questo. La cosa essenziale è quella che io dico sempre a tutti. Noi avevamo un programma elettorale dove c'erano i comitati di quartiere, i giovani, abbiamo realizzato il Civic Center per i giovani, laboratorio di innovazione, dove in questo momento si sta realizzando un programma Metropon che è finanziato per 6,2 milioni di euro per animare dal punto di vista socio-economico con politiche inclusive legate al turismo la Casbah, cioè il nostro centro storico. Lo riempiamo di contenuti, finalmente. 6 milioni è una bella dotazione. Ecco che io dicevo, guardate il nostro programma, guardate quello che abbiamo realizzato. Semplicemente io, proprio veloce, il discorso che volevo dire è, se i comitati di quartiere sono di fondamentale importanza per ricevere da parte dei cittadini determinate problematiche e poterne trovare delle soluzioni, essendo che non parliamo di un appalto pubblico che ha dei tempi certo, molto grossi della procedura, ecco, poteva essere pensato ed immaginato un po' più prima rispetto il Consiglio Comunale ha dovuto realizzare un regolamento. Poi si è comprato una piattaforma per le elezioni. Il tema delle elezioni è stato un tema, per esempio, che ci ha rubato tanto tempo. Certo, solo dopo siamo arrivati a una piattaforma che garantiva la regolarità delle elezioni stesse, certo, essendo il Comitato di Quartiere adesso istituzionalizzato. Oggi esistono e c'è un regolamento. Qualunque sarà l'amministrazione, qualunque sarà il sindaco nei prossimi decenni, sono lì e rimarranno lì svolgendo il proprio ruolo. Francesco, stavi dicendo? Sì, sul denitrificatore, così insomma chiudiamo la questione, anche questa questione legata all'acqua l'acqua con i nitrati, insomma. Negli ultimi giorni è emerso anche un'altra problematica, la presenza di nitrati oltre 50 mg litro anche nella zona est di Mazara del Vallo. È vero. Ecco, il denitrificatore a Tonnarella, Trasmazzaro, quello era nato col progetto per ovviare alla questione del Trasmazzaro. Questo denitrificatore potrebbe risolvere anche questo problema, oppure si tratta di un progetto che è limitato soltanto a quel problema e in quella, diciamo, in quella parte del territorio mazzarese? È una soluzione possibile. Allora, qual è il tema vero? Il tema vero è il seguente. Mazara, insieme ad altri 4 comuni della provincia, e distribuisce acqua in house, cioè a pozzi. Un comune più vicino a noi è il comune di Petrosino, dove il problema dei nitrati è esploso già nel 2000, credo 15 o 16, e da allora c'è un'ordinanza perpetua di acqua non potabile. I cittadini del comune di Petrosino non hanno acqua potabile da 8 anni. Lo stesso problema, essendo la falda unica, ce l'avremo noi. Ma in futuro ci sarà un altro problema, che le falde non sono eterne. Potrebbero con il tempo anche diminuire la propria portata ed esaurirsi, quindi avere meno acqua disponibile. Come si risolverà questo? Perché noi dobbiamo costruire il futuro di questa città, non dobbiamo guardare l'immediatezza. E poi rispondo alla tua domanda. Si costruirà, la soluzione è nell'acquedotto che arriverà da Agrigento con i fondi del PNRR finanziati a Sicilacque per 78 milioni, che già nel 2015 potrà fornire di acqua il comune di Mazara. Molti dicono che questa è una forma di privatizzazione. Sì. Assolutamente no. Il comune di Mazara, per produrre acqua e distribuirla, ha un costo, tant'è che paghiamo la bolletta. Sì. Quell'acqua il comune di Mazara la acquisterà e la distribuirà, nell'ipotesi dovesse servire. Se non ci serve, perché abbiamo l'acqua dei nostri pozzi, non la dobbiamo comprare. Se tu hai la possibilità di una riserva a casa, la butti oppure te la tieni? Io penso che te la tieni, perché certo, nel momento in cui c'è un problema con i pozzi abbiamo il piano B, che è quello. Detto questo, stiamo già immaginando da tempo un secondo denitrificatore per i pozzi che alimentano la parte est. Ma c'è un'ordinanza anche come per Trasmazzaro di non potabilità? Perché in questo momento stiamo facendo degli esami e siamo sotto osservazione. Il livello dei nitrati sale, ormai questo da anni, lo sappiamo bene. Noi a marzo inaugureremo il denitrificatore che potrà restituire finalmente acqua potabile al quartiere Trasmazzaro e a Tonnarella, e su quest'altro progetto, avendo quell'esperienza, potremmo andare più veloci.
Ci sono due possibilità, o un altro denitrificatore, che è già da immaginare adesso per risolvere i problemi che arriveranno, perché con il tempo il livello dei nitrati sale. Basta la siccità di questi giorni, basta il continuo utilizzo da parte di pesticidi, nemmeno nel territorio di Mazara, perché la parte di Tonnarella è un'unica falda che attiene al territorio, sì, dove che è fortemente coltivato del comune di Petrosino, per esempio, no? E noi subiamo tutto questo. Perché la scelta sul denitrificatore, non sul dissalatore, visto che ha parlato anche di fonti non eterne, il mare poteva rappresentare sicuramente una fonte più duratura. Quello è sempre possibile farlo. La scelta intanto è per restituire prima possibile acqua potabile ai nostri concittadini. Noi abbiamo stimato tempi possibili, non certi, per la realizzazione di un dissalatore 6-7 anni. Io non andrò mai a dei cittadini a dire state 7 anni senza acqua potabile. Io andrò dai miei cittadini a dire faccio tutto quello che è nelle mie capacità per darvi l'acqua potabile il prima possibile. E questa è la prima scelta. La seconda è che tecnicamente ci sono enormi difficoltà, perché la nostra rete idrica è divisa in tre spezzoni. Non è un'unica rete idrica. Per realizzare una rete unica bisogna fare dei lavori infiniti e soprattutto costosissimi, con decine di milioni di euro. E non c'è una mappa. Quindi se tu hai una fonte, un'unica fonte che eroga acqua, la devi mettere in rete, in una rete unica. Sì. Noi avevamo già immaginato un dissalatore a Tonnarella, ma era solo per il quartiere Sant'Azzaro. Ma a fronte del dissalatore che produce acqua ad un costo, perché quando mi dicono perché tu la compri da Sicilia Acque, noi non compriamo ancora niente, no? Magari avessimo questa seconda opportunità, perché è una riserva, se ci serve la prendiamo, se non ci serve no. Perché non la produci col dissalatore? Il dissalatore per produrre un metro cubo d'acqua ha lo stesso costo più o meno dell'acqua che ti vende Sicilia Acque oggi, quindi non è un fatto di consumi o di ambiente, ma semplicemente, dal mio punto di vista, è una posizione quasi ideologica. Ma la cosa essenziale, e la dico ora, è che dall'anno prossimo, così come avviene per i rifiuti, il gestore dell'acqua non sarà più il comune di Mazara, ma sarà ATI Idrico, che è il consorzio che unisce tutti i comuni della provincia di Trapani, che deciderà cosa si dovrà mettere in campo anche dal punto di vista degli investimenti. Se noi vogliamo un dissalatore che ha una possibilità tecnica tutta da studiare e lo vogliamo realizzato con un investimento milionario elevato, dovremo chiederlo ad ATI Idrico. Se questo è quello che vorranno i cittadini, io mi farò portavoce di questa richiesta. Aver realizzato il denitrificatore per dare una risposta immediata, più veloce possibile, e risolvere un problema che da 17 anni affligge questa città, 17 anni, e io con orgoglio dirò l'ho risolto a Tonnarella nel quartiere Trasmazzaro, non impedisce che domani realizziamo un altro intervento per utilizzare l'acqua del mare. Poi ci sarà il problema di dove smaltire i sali, perché se si accumulano tutti in un unico sito generano inquinamento, tant'è che oggi la nuova frontiera sono le navi dissalatore che distribuiscono i residui in tutti i mari e in tutti gli oceani. Su quello, dico, siamo pronti a ragionare e a realizzarlo. Nel frattempo diamo risposte ai nostri concittadini. La domanda, ecco, io volevo, Franco, scusami, siccome tu hai dato ospitalità a tutti e hai chiesto a tutti di fare domande, posso chiederti di fare anche te una domanda al sindaco, così insomma... Mi metto. Mi sembra che la stava facendo il dottore Di Lupi. L'ho anticipato. Ecco, una mia curiosità: se lei, sindaco, è cosciente in questo momento delle tante criticità che riguardano la pista ciclabile? Ci sono delle criticità che si prospettano a lavori ultimati. E quali sono? Faccio un esempio pratico: le lunghe file che si creano sul lungomare Mazzini, perché se una macchina deve entrare nel parcheggio e si ferma in attesa che si libera un posto, tutte le macchine a seguire dietro formano una fila. Sul altro lato idem, se arriva un'ambulanza che succede? E allora io una, poi ci spostiamo a Tonnarella. Io devo dire che questa criticità onestamente non la vedo,
Sono stato a frequentare il lungomare. Un'attesa di 20 secondi che una macchina posteggia non è un problema, è normale. Invece vedo una grande opportunità, cioè quello che già sta succedendo nei comuni che hanno messo il limite di 30 all'ora, sì. Vedi Bologna, dove in una settimana sono diminuiti del 21% gli incidenti. Io ricordo ancora incidenti mortali nel lungomare San Vito, dal sottopasso verso il ponte di Bocca Arena. Incidenti mortali, perché la gente non distingue le strade cittadine da piste automobilistiche. Con questa pista ciclabile, che non toglie posteggi, anzi ci dà l'opportunità, e questa è una novità che voglio dire, per dare 250 posti auto in più rispetto a quelli precedenti, che realizzeremo entro il mese di febbraio, prima che la pista sarà inaugurata, e che consentirà a 250 famiglie in più di andare al mare, di andare alle serate della Movida Mazzarese, quando tanti ristoratori mi dicevano: sindaco, se non fai dei parcheggi noi non abbiamo più clienti, perché la gente viene, non trova un posto e va via dal centro. Questa della riduzione della velocità, perché il lungomare ritorna lungomare e non una pista ciclabile, sì, sarà un'opportunità per evitare incidenti. Questa città ha visto troppi incidenti mortali in cui i nostri giovani, i nostri anziani hanno perso la vita. Siccome l'automobilista mazzarese non è molto rispettoso delle norme, così come quelli, no, presumo, del nostro paese, perché fa parte della nostra cultura, ecco che questa diventa una vera opportunità. Quando la pista sarà finita e termino, non ci sarà la pista ciclabile e basta. Ci sarà una spiaggia che ha dei servizi, le docce, bagni pubblici, cose mai viste, eppure in una città moderna dovrebbe essere normali. Un tratto che è tutto videosorvegliato, con parchi urbani, la pista rigenerata, due parcheggi nuovi più altri due che stanno arrivando, e uno a pagamento, servito, videosorvegliato, che vuol dire sicurezza per tutti. Tutto un lungomare rigenerato con una pista ciclabile che fa parte di un'idea e di una visione della Mazzara Green che tutta la provincia di Trapani adesso ci invidia. Io mi riferivo comunque in particolare a certi orari di punta del sabato sera e della domenica sera. C'è sempre stato il sabato sera la coda infinita sul lungomare. Non cambierà, non diventerà né di più né di meno. Sarà esattamente lo stesso, e questo è un bene, perché vuol dire che la Movida a Mazzara è attrattiva, sì, che perché, il nostro centro è. Ma in più ci sarà un'opportunità, che tutti questi che sono in coda in cerca di un parcheggio oggi avranno 250 posti in più. Io ho una domanda tecnica. Che è un gran risultato per Mazzara. Veramente velocissima e rapida sulle misure. Mazzara è una città che si sta preparando sempre più al turismo, a diventare una città attrattiva turisticamente e culturalmente. I pullman sono una realtà nella nostra città, è stata la vostra amministrazione a creare il parcheggio di Piazzale Quinci, dove all'interno ci sono dei posti ben predisposti per gli autobus. A livello di misure, con questo restringimento di carreggiate, i pullman dovranno fare avanti e indietro. Non c'è problema, tutto è stato misurato perfettamente. Anche se dai due pullman si incontreranno uno con l'altro? Io non faccio l'ingegnere, faccio il politico, ma pongo ovviamente, domande che mi pongono anche ovviamente le abbiamo chiesto a chi ha immaginato, progettato la pista ciclabile, se questo vincolasse la viabilità. Non la vincola sotto nessun profilo. Chi comunque, vedrà, vedrà. Scusate, comunque in aggiunta a quanto chiedeva Roberto Marrone, sappiamo tutti quanti, perché notizia pubblica, che quanto prima Rete Ferroviaria Italiana sospenderà la linea ferroviaria Trapani-Palermo, il che significa che ci sarà un'abbondanza di altri pullman che si fermeranno in piazza Matteotti. Io devo dire che si dovranno, come dire, innestare. Io devo dire, sono sorpreso, non ho questa notizia. Cioè, questa al notizia. Contrario. Cioè, al contrario, la invece è ufficiale. Eh? La notizia è ufficiale. La verificheremo. Nessuno dei comuni della provincia di Trapani è stata investita da questa informazione. Basta collegarsi con leggere. Per cui dal mio punto di vista questo progetto oggi non c'è.
non lo conosco, lo sto ascoltando per la prima volta, non avrò problemi a chiamare domani RFI. A me sembra strano che ci sia l'eliminazione della linea Palermo-Trapani che passa per Via Milo e Casteldetrano solo perché oggi c'è un progetto finanziato per portare la linea ferroviaria all'ospedale, all'aeroporto di Birgi, con una stazione ferroviaria dedicata. Mi sembra un elemento schizofrenico, per questo non mi sembra una cosa concreta. Mi auguro di aver letto male. RFI investe decine di milioni per realizzare la stazione ferroviaria all'aeroporto di Birgi e poi elimina tutta quanta la linea? A me sembra, lo verificheremo, non ho notizie. Semmai invece ho notizie, perché ci lavoriamo da tempo e lo presenteremo alla città presto, di una convenzione tra il comune di Mazara ed RFI per progetti realizzati, progetti di massima, in un unico documento dai tecnici di RFI, in particolare dall'ufficio che si occupa della eliminazione dei passaggi a livello, per un progetto che vale 150 milioni per i 16 passaggi a livello che sono nel comune di Mazara. Qualcuno ne ha fatto il proprio cavallo di battaglia, noi porteremo i fatti su questo. Non ne parlo, avremo modo di presentarlo, ci lavoriamo con gli ingegneri di questo ufficio di RFI da almeno un paio d'anni e abbiamo già il progetto condiviso. Dove sarà possibile potranno essere realizzati sottopassi, altrimenti, per esempio, in periferia e nelle campagne si potranno eliminare definitivamente i passaggi a livello. Questo vorrà dire, c'era già un sottopasso progettato questo vorrà dire, se posso terminare, sì, che quando si ferma il treno e c'è la coda davanti ai passaggi a livello, quando uno di questi 16 passaggi a livello, uno solo, si blocca per la pioggia, si ferma perché non è manutenuto bene, magari perché c'è un guasto, se li riduciamo e invece di 16 diventano 10, ci sono molte probabilità in meno che ci sarà la coda e il passaggio a livello fermo per tanti minuti, specialmente se quelli che togli sono quelli periferici, che sono manutenuti poco, che sono combinati male, eccetera, eccetera. Questo è un progetto che noi presenteremo e sigleremo insieme con i vertici di RFI nelle prossime settimane e potremo presentare alla città per una condivisione. Io mi auguro di aver detto male, però in particolare difficilmente mi sbaglio quando dico non so che dire, lo verificheremo e ci troveremo. I lavori riguarderanno in modo particolare, ricordo, la tratta Alcamo, Castelvetrano, Mazara, Petrosino. Questa tratta verrà chiusa per 6 mesi. Lei parla di una sospensione temporanea per un cantiere, ma che ci mancherebbe? Sospensione temporanea non l'avevo percepito. Sei mesi. Vabbè, normale, ci potranno essere dei lavori con una sospensione. Già Mazara ha vissuto. E quindi questa sospensione. Già Mazara ha vissuto sospensioni temporanee. Quindi porterà autobus che dovranno. Sospensioni temporanee di questa linea con autobus sostitutivi. Quando io lavoravo a Trapani o a Mazara. Tanti autobus in più che dovranno. Ma questi non passeranno dal lungomare, passeranno dalla stazione centrale. Io vorrei a caldo, perché non lo sa lei, non lo sanno i colleghi, ma tengo il cellulare in mano per questo, notizia di 5 minuti fa, che l'Assemblea ha iniziato la votazione per le province e già con la prima votazione le opposizioni hanno chiesto il voto segreto e sono 40 i voti contrari, 25 favorevoli, cade l'articolo numero 1 e quindi probabilmente le province non verranno approvate. E questo è un vero colpo di scena. Io sto leggendo in questo minuto. Questa notizia rappresenta ovviamente davvero uno scossone a livello regionale, non indifferente anche per la stessa maggioranza. Assolutamente sì. Voi che siete dei commentatori politici, attenti. Ci fa la domanda. Faccio io la domanda contro qua. E ora che succede al governo regionale? Succede che non ha più numeri. Non ha più numeri. Il governo dimostra di non avere numeri, conseguentemente il presidente già con la salva ineleggibili della scorsa settimana è caduta la prima volta con questa assolutamente dimostra ancora una volta che c'è più di qualche scricchiolio nella maggioranza a livello regionale, che penso persona seria quale sarà, speriamo che quello che sta accadendo Schifani
o azzera immediatamente la giunta e chiede ovviamente una verifica interna, se non addirittura sarà prontissima ad assegnare le dimissioni. Si dimetterà. Ma anche perché all'età che ha, la carriera politica che ha, non ha bisogno di avere di star dietro a chi gli tira la giacca. Di contro questo influisce sulle prossime amministrative. Andranno a giugno le prossime amministrative. Prossime amministrative, noi eravamo già pronti. Che per... se si volevano anticipare al 15 aprile. Io devo dire, sono sorpreso e negativamente di quello che è successo. Non per il governo regionale, perché non mi permetto di entrare nelle stavo parlando, mi avevano richiesto una valutazione politica. La valutazione è correttissima, questo è un terremoto a livello regionale, non è una cosa da poco, perché sulle province aveva puntato assolutamente il presidente Schifani personalmente. Dal punto di vista amministrativo, a me dispiace. Ma c'è un libera tutti da parte del centrodestra, a questo punto tutti i partiti potranno prendere decisioni anche... Insomma, vuoi vedere che a Mazara siamo sempre precursori? detta questa battuta, volevo dire, mi dispiace, uno, perché le province hanno bisogno di una guida politica, cioè di un cittadino, e ce n'è davvero tanto bisogno, dai cittadini della provincia, che risponda direttamente al popolo che lo elegge. Assolutamente. Non ce la facciamo più ad avere burocrati, amministratori che magari sono bravissimi. L'abbiamo visto col ponte, assolutamente. Mazzara in che magari sono bravissimi, ma non hanno questa responsabilità. È il momento che torni la politica in provincia. Due, sono dispiaciuto ancora per le amministrative, perché noi siamo pronti a votare domani. Abbiamo una coalizione che ha un perimetro già definito, coeso, abbiamo un sindaco, abbiamo un programma elettorale già condiviso. Significa, per cui io non so se questo, qualche altro mese a questo punto, a questo punto io penso, mentre prevedevo che già la prossima settimana il presidente Schifani doveva fare il decreto, convocasse i comizi elettorali, adesso sicuramente la prossima settimana sarà impegnato a fare tutt'altro. È più probabile l'allineamento con il resto del nostro paese. E lei probabilmente, sindaco, avrà più tempo per riteleponare a Scilla o a Abito Cancitano. Ma quello, dottor Lugo, lei è sempre... Questa credo lei, che sia stata la perla finale. È un visionario. Lei, visionario, lei, rispondere al telefono, lei è acuto, ma pure ironico sta diventando. Allora le dico, per me volentieri io prenderei un caffè con Scilla, Gancitano e con tutti gli altri, sì. Proprio perché io sono un fautore di quello che ho detto poco fa. La politica è politica. Se mettiamo al centro la città, diventa, come dire, una arena dove in modo anche leale, per carità, poi con le strategie politiche eccetera eccetera, tutti quanti ci troviamo a competere, ma il livello personale non si tocca. Io ai miei avversari auguro solo il meglio. Ne sa qualcosa Antonio Colicchia del livello personale, che ha detto che a livello personale non l'avrebbe più appoggiata, invece invece siamo riusciti a prendere quel famoso caffè, a ricomporre le idee. E io devo dire una cosa, quando si vive con passione un elemento, come, che può essere la politica, lo sport, a volte questo ti porta a scontrarsi. Quanti sportivi si sono allontanati e poi proprio nel nome dello sport si sono riavvicinati. Quando se le suonano lealmente, poi sì, è pur vero quando che... Quando se le suonano lealmente è così. Assolutamente. C'è il terzo tempo, no? Assolutamente. È vero che se le suonano in maniera leale. Un filo di pancetta, risolviamo tutto davanti a un caffè, davanti a qualcosa da mangiare, le nostre tavole sono sempre chiarite. E quindi siamo in chiusura, a conclusione di quanto sinora detto, celermente, un voto al sindaco Quinci, Pasqualini. No, il voto lo dà, non lo dà il giornalista, il voto lo darà la città, la darà la gente quando ha la fortuna di poter esprimere nuovamente il suo consenso e di farlo, visto che il sindaco Quinci si ricandida, sarà la città ad esprimere il proprio voto. Un giornalista ha le proprie opinioni e le tiene per sé, fa cronaca poi. Sì, io mi allineo a quello che ha detto Pasqualino, anche perché insomma io posso valutare insomma come è andato il sindaco Quinci in questa chiacchierata. È andata bene, ovviamente insomma il voto per quanto riguarda il suo operato amministrativo, come dice Pasqualino, lo daranno i cittadini democraticamente a questo punto a giugno, perché insomma da quanto dalle notizie che arrivano vorrei sottolineare qui, lo voglio fare insieme al sindaco, con la presenza del sindaco, il nostro lavoro di
giornalisti, insomma, di verificare sempre le informazioni. C'è l'ultima, c'è l'ultima domanda del moderatore al riguardo. Ecco, vabbè. Allora giustamente... Io in maniera molto semplice per questa intervista assolutamente promosso, io credo che siano d'accordo con me i colleghi per quanto riguarda, a parte lo scherzo, ecco, l'aspetto amministrativo, quello che noi giornalisti facciamo è cercare di mettere sui nostri piatti, che sono le nostre testate giornalistiche, la realtà delle cose, ed è quello che io un po' voglio dire ai cittadini, mettere su una bilancia, mettere in maniera molto chiara ciò che è stato fatto e ciò che non è stato fatto, che vale lui, che vale gli altri candidati, saranno poi i cittadini a valutare ciò che, ecco, che meglio credono per la città come prima cittadina. Sindaco Quinci, come sono stati questi tre giornalisti? Sono stati bravi. Con domande, con domande assolutamente sì, ma non perché ci dobbiamo fare tutti i complimenti a vicenda, con domande che hanno puntato alle sono state, come dire, pungenti quanto serve, sempre fatto in maniera, con uno stile che richiama i fatti e la verità, sì, così come Roberto Marrone ci ricorda. E devo dire che domande anche interessanti, perché le questioni che sono state toccate sono questioni vere o che fanno parte del dibattito politico o quello amministrativo. Un sindaco eletto deve rispondere sempre e comunque ai propri cittadini, sia sulle cose simpatiche che quelle antipatiche, sia su quello che fa che anche su quello che non fa. E la stampa, il giornalismo in questo ha un elemento è un elemento indispensabile. Io ho sempre detto mai critiche e censure ai giornalisti. Anche lì saranno i cittadini, i lettori, gli ascoltatori a valutare. Ma la politica ha il dovere, e un amministratore ha lo stesso dovere, di rispondere a ogni domanda, anche se magari non gli piace, anche se pensa che è fatta male, perché questo dovere è quello che garantisce la circolazione pubblica delle opinioni e una vera democrazia. Riesco a fare segno che dicevi? Sì, volevo sostenere quanto hanno detto anche i colleghi, il sindaco, che alla fine sarà una campagna elettorale, sì, magari sarà pure abbastanza pesante e anche lunga, visto che però io auspicherei che i contendenti, i competitors, ecco, soprattutto si scontrino sui progetti, sulle idee, su quello che vogliono fare della città. Weber, un grande sociologo, Max Weber, distingueva fra giudizi di valore e giudizi sulla persona, giudizi di valore sui fatti, non tanto giudizi sulla persona, tantomeno insomma giudizi, offese e quant'altro. Di questo proprio non abbiamo bisogno. Ed è davvero tutto, grazie Sindaco Quinci, grazie a voi, Pasqualino Mattarocci, Francesco Mezzapelle e Roberto Marrone. Grazie a voi per l'invito soprattutto.